Ringrazio Marina. Le tematiche relative all'evoluzione del sistema di contabilizzazione, di accounting della CO2 da foreste, dai suoli, poi saranno sviluppate un po' durante la tavola rotonda, insieme con diversi relatori che ci possono parlare dell'argomento. Darei ora la parola a Riccardo De Lauretis per la relazione chiave, quella relativa proprio alla distanza dall'obiettivo di Kyoto. Buongiorno, adesso diamo veramente i numeri e le formule pure. Ho cercato di essere il più possibile didattico per far capire un pochettino questa contabilità di Kyoto che è complicata, quindi poche slide. E sostanzialmente per definire la contabilità finale relativa al protocollo di Kyoto e quindi verificare se l'Italia rispetta l'obiettivo della riduzione del 6,5% in media nel periodo 2008-2012, è necessario identificare questi parametri di calcolo. Innanzitutto, la quantità assegnata all'Italia, cioè l'assigned amount, initial assigned amount, che è assegnata di unità relativa al periodo 2008-2012, assigned amount units, che sono state calcolate e verificate con un processo di review anche sulla base delle emissioni dell'anno base, che per l'Italia è 1990, e dell'obiettivo 6,5% in media assegnato all'Italia. Poi, in secondo luogo, le emissioni complessive nazionali nel periodo 2008-2012 sono le emissioni relative ai sei gas del protocollo di Kyoto, di cui abbiamo visto prima nella presentazione degli andamenti, escluso, tutti i settori sono coinvolti, escluso il settore dell'uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e foreste, il settore denominato LULUCF. E le emissioni sono riportate in CO2 equivalente, quindi applicando i coefficienti, gli effetti gas serra dei relativi gas. Per i paesi europei c'è questa specificità del tenere in considerazione quello che è avvenuto nell'ambito dell'emission trading, cioè del commercio delle emissioni. Perché una parte dell'assigned amount è stato assegnato si chiamano allowances issued, è stato assegnato agli impianti nazionali che ricadono nella direttiva. Con quale fine? Col fine di limitare, di porre un limite alle emissioni dei grandi impianti di produzione, grandi impianti industriali, nel periodo 2008-2012. E quindi nella contabilità va tenuto conto di queste quote che sono state assegnate agli impianti per essere poi restituite in misura pari alle emissioni verificate dagli stessi impianti. Quindi dovremo tenere conto nel calcolo di queste unità assegnate e delle unità restituite dagli stessi impianti nel periodo 2008-2012. Poi in aggiunta ci sono le unità vengono acquisite a livello nazionale, dal governo nazionale, nell'ambito dei meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto, che sono stati ricordati prima, i progetti di sviluppo sostenibile e i progetti di implementazione congiunta con i paesi in via di sviluppo e con i paesi dell'economia in transizione. E per finire, i crediti forestali derivanti quindi le emissioni di assorbimenti dal settore forestale nelle attività previste dall'articolo 3.3 e dall'articolo 3.4, quelle elette dai paesi dell'articolo 3.4, per l'Italia solamente la gestione delle foreste. Verificare rispetto dell'impegno assunto, quindi della compliance con il protocollo di Kyoto, si utilizza la seguente formula. Le emissioni complessive di gas serra devono essere minori o uguali o minori alla
le unità assegnate, l'initial assigned amount, le unità assegnate all'Italia per il periodo 2008-2012, meno le unità assegnate agli impianti ETS, più le unità restituite dagli impianti ETS, più le unità acquisite con i meccanismi flessibili, più i crediti forestali. Nel caso le emissioni siano superiori, il governo deve acquisire sul mercato la quantità necessaria, sul mercato del carbonio. E il prezzo della tonnellata di CO2 al momento varia da 0,25 euro a 4 euro, si può dire che in media siamo sull'euro per tonnellata, dipende che tipo di strumenti vengono acquisiti, quindi diciamo molto più basso dei 10, 15 o 20 addirittura sperati dal mercato del carbonio, e che ci pone diciamo in una condizione vantaggiosa, perché lo vedremo dopo nella prossima slide. Questa è l'ha già presentata Marina, io l'avevo inserita per sicurezza. E comunque la contabilità relativa ai crediti di attività forestale, articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto, quindi come ha già detto Marina, le quantità che derivano dalla forestazione e riforestazione, le quantità che derivano di emissioni dalla deforestazione e i crediti, il CAP dell'attività 3.4. E come ha detto Marina, questa quantità è soggetta, e forse è quella più soggetta all'incertezza legata al processo di review che avverrà a settembre del totale dell'inventario, perché sulle stime delle emissioni nei precedenti 4 anni di review non abbiamo avuto osservazioni se non per quantità minori dello 0,1% delle emissioni totali, quindi diciamo non ci aspettiamo particolari problemi. Lo stesso per quello che riguarda il forest management, e invece, come ha detto Marina, in relazione alla valutazione dei crediti che derivano dalla forestazione e riforestazione, visto che la gran parte di questi crediti, quindi questi 34 milioni di tonnellate, si riferiscono alla riforestazione naturale, e incombe la interpretazione di che cos'è direct human induced, cioè se il processo di riforestazione è direttamente definito o se è human induced, sicuramente indotto dalle attività umane, però se è direttamente con degli atti specifici, quindi la valutazione da parte del revisore di quello che noi abbiamo riportato come normative. Ovviamente non ci possiamo fare più nulla adesso, nel senso quello che è fatto, quello che è stato descritto dobbiamo aspettare il processo di review, però può essere un elemento importante per la tavola rotonda da tenere in conto, cioè quando si parla al 2020 di ulteriori riduzioni che possono derivare da questo settore, bisogna fare i conti con le metodologie che prevedono accordate in ambito internazionale, quindi se parliamo di mercati volontari di crediti di carbonio, per esempio, devono essere in accordo, se vogliamo veramente credere a un contributo a quelle attività, dobbiamo fare in modo che siano in accordo con quanto deciso a livello internazionale, quindi con quanto accordato sulla tematica, le metodologie accordate sulla tematica. Ecco, questa è la tabellina, diciamo, la bozza della tabellina finale, dei conti finali, e quindi abbiamo nelle 5 colonne degli anni, abbiamo messo i numeri relativi a tutte le cifre, e poi ho messo un totale del periodo e anche una mediana, così per vedere che cosa, per poter confrontare i numeri. Allora, nella prima riga abbiamo le emissioni totali 2008-2012, sono quelle dell'inventario che vi ha presentato prima Daniela e che sono riportate nei Common Reporting Format e sul National Inventory Report. E nella seconda riga ho riportato media annua e totale l'initial assigned amount, cioè la quantità assegnata all'Italia, che verifica il 6,5% di riduzione rispetto all'anno base. Quindi, come potete vedere, abbiamo circa emesso 12 milioni di tonnellate in più in media annuo, per un totale di circa 60 milioni e mezzo di tonnellate. Questo parliamo solo di emissioni.
Poi passiamo al discorso dell'ETS, dell'emissione ETS. Allora, ogni anno, nel periodo di impegno 2008-2012, sono state assegnate in media agli impianti ETS 201,6 milioni di tonnellate e ne sono state emesse in media in meno 193,2. Questo processo che cosa comporta? Comporta che nelle mani degli impianti ETS sono rimasti circa 8 milioni di tonnellate in media di crediti. Sono state assegnate gratuitamente e noi ora dovremo pagarle, diciamo, però è ovvio che il processo è difficile valutare, diciamo, c'è stata la contingenza della crisi economica che ha comportato che questi impianti hanno emesso di meno, però magari nel 2008 qualche cosa dove invece le emissioni erano, sono state superiori, come potete vedere, le emissioni verificate rispetto a quelle assegnate, e un contributo il sistema dell'ETS lo ha dato comunque. Ecco, quindi difficile valutare. Pensiamo quanto sia stato l'apporto del sistema, quanto sia stato positivo o meno. E quindi, scontando queste quantità, nell'ultima colonna ho messo quello che va sommato e quello che va sottratto, per cercare di essere più chiari, diciamo, sul totale, e se parliamo di emissioni abbiamo questa distanza complessiva annua di 102 milioni, complessiva totale di 202 milioni, di circa 20 milioni e mezzo annui. Ora passiamo a quanto deriverà dai crediti forestali, dai meccanismi flessibili. E la riga CER-ERU previsti diciamo, sono sostanzialmente i crediti acquisiti dal governo nazionale attraverso l'Italian Carbon Fund, ancora non tutti completamente registrati nel registro di Kyoto. Perché sono sottoposti a un processo di approvazione formale da parte della commissione, Relevant Commission dell'UNFCCC, però diciamo sono per quello abbiamo chiamati previsti, ma entro insomma il 15 aprile 2015 dovrebbero essere totalmente, completamente registrati e quindi ammontano complessivamente a 10 milioni di tonnellate, quindi l'Italia farà poco utilizzo di questi, ha fatto poco utilizzo di questi flessibili, poteva, diciamo, era previsto, poteva fare almeno 3 volte di più. E invece sono molto rilevanti i crediti che provengono dalle attività forestali 3,3,4, l'Italia è uno dei paesi che avrà maggiori crediti a questa attività, insomma, sono in Europa, in Italia, Spagna, se non mi risulta male. E nel mondo, forse il Giappone, anche, diciamo, no, il Giappone è disabilitata, la Russia probabilmente avrà dei notevoli crediti a questa attività. E quindi, nel caso in cui andasse male durante il review, rischiamo di perdere altri 30, altri 25 milioni, insomma, una trentina di milioni da questa attività. Nell'ultima riga quindi ci sono riportato il totale evidenziato in giallo del stimato ad oggi circa 17 milioni di tonnellate che dovranno essere acquisite dall'Italia. Acquisite vuol dire acquistate oppure possono anche essere frutto di scambi internazionali con altri paesi che hanno delle quote in più, tipo la Grecia, insomma, una faccia, una razza. Potremmo avere un accordo più vasto, insomma, in cui questi milioni di tonnellate ci vengono forniti. E, per fare ciò è necessario, diciamo, che ci sia un processo, cioè questi 17 milioni di tonnellate comunque hanno un valore economico che abbiamo detto può variare tra i 4-5 milioni ai 20 milioni di tonnellate di euro. E quindi devono andare sulla legge finanziaria. Al momento, come penso poi ricorderà il mio Domenico Gaudioso, diciamo, sono stati per il momento inseriti nel documento, nel DEF, nel documento presentato dal governo per l'attività economica e finanziaria 2015-2016, però manca ancora un processo, diciamo, definito da dove vengono presi questi soldi. Potrebbero essere presi dalle quantità, che
dalle quote sempre pagate dagli impianti nell'ambito dell'emission trading per il 2013, che ammontano a circa 400 milioni di euro, ma già sappiamo che questi 400 milioni di euro sono già stati assegnati tra GSE e il Ministero dell'Economia e per il Ministero dell'Ambiente stesso sono su altri progetti, quindi insomma, comunque sarà responsabilità del Governo di trovare questi soldi, però come sapete c'è il rischio che poi si arrivi a dicembre del 2014 e non sia stato definito nulla su queste quantità e l'Italia nel 2015 l'Italia si troverà a non essere in compliance perché non ha acquistato queste quote. E vabbè, con questo ho finito la presentazione. Grazie. Ringrazio Riccardo. Questa presentazione ci rendiamo conto che riguardava un meccanismo di contabilizzazione abbastanza complesso, insomma, e peraltro non molto diffuso sulla stampa, che non ha dato molte informazioni sull'argomento. Se ci fossero delle domande per chiarimenti o approfondimenti, direi non più di una o due domande. Altrimenti, prego. Sì. Prego. Un momento, arriva al microfono. Posso? Sì, Sì, ok. presentati magari. Sì, mi chiamo Ernesto Fino, mi occupo di valutazione di politiche di sviluppo rurale, sono anche un dottorando alla TUSCA. La domanda è questa, sul discorso dell'articolo 3.3, no? Della cosiddetta criticità sul dimostrare l'eventuale human induce, no? La domanda poteva essere se anche l'altro principio di addizionalità non rischia di mettere in crisi questo diciamo sink di carbonio, nel senso molta di questa riforestazione, no? È stata realizzata anche con sostegni, fondi di tutti i generi, comunitari anche, e quindi insomma, la domanda era questa, se non ci poteva essere anche un principio di addizionalità che vada a minacciare questa quota che l'Italia presenta. La seconda considerazione, mi sembra di aver capito che insomma un po' questo debito di 16 milioni di euro rispetto a tutto l'argomento, la grandezza, l'imponenza, il protocollo di Kyoto, insomma, sì, forse ancora non sappiamo chi ce li metterà, ma insomma 16 milioni di euro forse non sono un grandissimo problema e penso se anche non venissero riconosciuti tutti i 34 delle foreste, se ho capito bene che 34 milioni di tonnellate sono al massimo 34 milioni di euro, insomma, ce ne faremo una ragione, giusto una considerazione di questo genere. Grazie. Marina, prego. Risposta rapida sull'addizionalità. No, non ci sono particolari problemi, anche perché due considerazioni. La parte di afforestazione e riforestazione relativa alle attività in qualche modo sottoposte alla CAP, quindi sovvenzionate attraverso regolamenti o più recentemente attraverso i PSR, rappresenta una minima parte, stiamo parlando del 10%, ma forse anche di meno negli ultimi anni, dell'intera attività, dell'intera superficie riportata nell'ambito di queste attività. E comunque non c'è nessun criterio, nessuna vincolo che obblighi il Paese a non riportare le aree che sono state sottoposte che hanno ricevuto sussidi da altri enti, per cui, da altri organismi, per cui non vedo questo problema. Per la successiva domanda, non so se il dottor De Lauretis vuole aggiungere. Sì, possiamo stare sereni, però ce lo chiede l'Europa a tutte le riunioni in cui andiamo, questi dove sono questi fondi, diciamo, per coprire questo gap. E lo chiede ai tecnici, ovviamente, non lo chiede ai ministri, insomma. Quindi, diciamo, dovremmo aspettare
Volevo segnalare questo evento perché poi ci sono diversi stakeholder in sala e che non si spenga, insomma, il fatto, ah, sono solo 17 milioni di tonnellate, ok, 20 milioni di euro, poi l'anno prossimo l'Italia non è in compliance per il periodo perché non è stato previsto nessuna parte questo budget, era solo un'attenzione a questo problema.